Buongiorno, chiedere il numero chiedere la medicina penale, mi ricordo il libro, chiedere storie dei personaggi, quarta edizione, 572 pagine, costa 25 euro, lo trovate qui, lo chiederei pure su Amazon. Oggi trapiantiamo questo cimbidium, abbiamo aspettato fino adesso perché aspettavo che venivano fuori le nuove vegetazioni, le vedete qua le nuove vegetazioni che stanno spuntando? Perché bisogna sempre farle, cimbidium, cos'è così, le sinpodiali. Quando le nuove vegetazioni che spuntano, perché queste parlano immediatamente le nuove radici fuori dal vaso, cioè nel nuovo vaso, vedete? Adesso ne farà tante, perché non so come mai, solitamente subito dopo la fioritura le fanno, questo mi è aspettato fino adesso. Ah, mi raccomando, domenica prossima siamo alla mostra di Asso, in provincia di Como, sulle montagne di Asso, sono posti molto turistici, perché sono lì sul lago di Como, ma poi in alto con dei panorami bellissimi. E c'è questa mostra di orchidee che è stata fatta la prima volta l'anno scorso e quest'anno vado anch'io perché lì abbiamo ancora dei parenti perché mio padre è originario di lì. Allora, se siete lì in zona venite. Lo metteremo in quel vaso qua. Questo è un vaso da vivaio che hanno i fori laterali che sono molto importanti questi qui, che scaricano molto meglio quelli che quelli. Poi ne abbiamo fatti qualcuno in mezzo così noi col trapano. Quelli da vivaio solitamente sono tutti fuori. Tutti i fori verticali, così, che sono, questi sono molto importanti perché scaricano molto bene l'acqua. Allora, quando ci vediamo, questo non è ancora molto grande, quando diventa molto grande, c'è una cosa curiosa nei tante orchidee sinpodiali, perché i cimbidium si allargano immediatamente in tutte le direzioni e vengono fuori tutte le nuove vegetazioni sui lati, sui bordi, diventando grandi, grandi, grandi. In mezzo restano le parti vecchie vecchie, i bulbi vecchi vecchi cominciano a perdere le foglie. Quando cominciano a perdere le foglie, i bulbi in mezzo, qui adesso no perché è ancora giovane, ma quando diventa vecchio, fra qualche anno, fra 4-5 anni, diventerà una pianta molto grande. In mezzo comincia a spogliarsi perché in mezzo sono i bulbi vecchi vecchi. A quel punto lì bisogna per forza dividerli. Allora, adesso lo togliamo dal vaso, vediamo come sono le radici. Le radici sono belle. Quando le dividiamo, una volta ne coltiviamo tantissimi, 10 mili per filo del residuo, le radici sono belle, sono ottime, per cui lasciamo così. Per dividerli si prendeva un seghetto oppure un coltello tipo quello del pane lungo, si passava nella candeggina, cioè praticamente si prendevano delle bottiglie d'acqua minerale di plastica, si tagliava il collo, si riempiva di candeggina, si bruciava dentro questo coltello o seghetto e si tagliava tutte le radici qua. Circa 1-2 centimetri sotto il bordo del vaso, perché le radici sarebbero indistricabili e quando avete rotto lì, tirando così si riescono a dividere abbastanza facilmente. Allora metteremo un po' di corteccia sotto. Poi appoggiamo in mezzo, vedete? In mezzo, in modo che tutti i bordi ci sta ancora qui dentro almeno un paio da 2 o 3 anni. E adesso riempiamo piano piano tutti i bordi del vaso, prima di là e poi di qua. Non riempite solo da una parte, fate un po' di là, un po' di qua, perché se no, se spingete troppo da una parte, dopo dall'altra parte sta poco. Poi facciamo un po' di lato di lì. Vedete, qui è stato già un po' in qua. Per cui bisogna spingere un po' in là e aggiungiamo corteccia fino ad arrivare al livello del colletto della pianta. È una cosa semplicissima, quando non c'è da dividere. Quando c'è da dividere c'è da tribolare un po'. Quando diventa grandi però per forza di cose, quando cominciano a spogliarsi in mezzo, bisogna dividerli. Ecco, così va bene, poi col tempo si assesterà un momentino, si assesterà, andrà giù un momentino, ma va bene. State un po' più alti del bordo perché appunto con l'assestamento si abbasserà un momentino. I rami vecchi, qui quando sono secchi secchi li tagliamo, questo aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6 rami, vabbè, mica male. Ok, dai, a domani.